C'è qualcosa che lega la Venere di Urbino al ritratto di Eleonora Gonzaga della Rovere, madre di Guidobaldo. Anche qui compare lo stesso cagnolino, probabilmente quello del pittore. Tiziano dipinse il ritratto della duchessa insieme a quello del marito, il duca Francesco Maria della Rovere, negli stessi anni in cui stava realizzando la Venere. La famiglia della Rovere era in quel momento all'apice della sua potenza. Francesco Maria aveva ereditato dallo zio materno, Guidobaldo da Montefeltro, il prestigioso Ducato d'Urbino, mentre lo zio paterno, il potente Papa Giulio II, lo aveva nominato capitano generale delle truppe pontificie. Per il suo ritratto, Eleonora dovette posare a lungo durante un soggiorno a Venezia tra il 1536 e il 1537. Invece, il ritratto del duca non fu eseguito dal vero. Tiziano non si poté spostare da Venezia e il duca non accettò di affrontare un viaggio solo per un quadro. Ma qualcosa si mosse. Infatti, Francesco Maria inviò a Venezia la sua splendida armatura alla tedesca. Era troppo importante perché Tiziano non la dipingesse fedelmente. Non era insolito per l'artista realizzare ritratti sulla base di schizzi e disegni, talvolta addirittura eseguiti da altri. Anche così riusciva a dipingere opere di tale intensità psicologica da guadagnarsi la fama di più grande ritrattista di tutti i tempi. Francesco Maria è ritratto in piedi mentre poggia sul fianco il bastone del comando e volge lo sguardo fiero verso lo spettatore. Il volto segnato dal tempo rivela il suo valore morale e la sua nobiltà d'animo. La duchessa Eleonora è invece raffigurata pacificamente seduta, poiché Tiziano intendeva esaltarne lo spirito gentile, l'onestà e la modestia, qualità che si addicevano a una moglie devota. L'intensità umana dei due dipinti destò stupore tra i frequentatori della bottega di Tiziano.